Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Giovispo. E questo che avete qui di fronte è Giovispo. Non sapete voi cosa ho appena fatto. Però non ve lo dico, non ve lo dico per non schifarvi inizio video. Vi porterò solo Dragon Ball Super, ragazzi, perché purtroppo non sono né riuscito a vedere Boruto e né One Piece. Me li vedrò per conto mio, però sinceramente non è qualcosa che possa interessare. Secondo me è più interessante quello che sta accadendo in Dragon Ball Super. C'è l'allenamento tra Gon e Piccolo, non so perché, infatti ho notato in un video. Noi lo chiamiamo Junior quando il suo vero nome è Piccolo. Per una volta che Piccolo vuole Piccolo, no, noi lo dobbiamo chiamare in inglese Junior. Va bene ragazzi. Si allenano, dice Junior Piccolo a Gon che lui può tirar fuori davvero tutto il suo potenziale. Si trasforma in Super Saiyan. Diciamo, Junior riesce a tenergli tranquillamente testa. Mi sembra un po' strano, mi sono chiesto. Ok, che Gon è fuori allenamento, però quanto può essere fuori allenamento? Può essere assai, poco. Cioè, ragazzi, sinceramente, ok, Junior si è allenato e ha continuato ad allenarsi. Però Gon c'ha sempre quel potenziale di base che secondo me è superiore anche alla forma migliore di Junior. Quindi, oh, non lo so, magari il Super Saiyan uguale alla forma base di Junior, il Super Saiyan di secondo livello, la massima potenza di Junior. Oh, non lo so ragazzi, cioè, non riesco a capire bene cosa gli sia successo a questo Gohan. È vero che sono stati 2-3 anni, non si dice nemmeno quanto tempo sia trascorso, oppure non me lo ricordo io, in cui Gohan non si è proprio allenato. Quindi è diventato abbastanza scarso e si capisce ragazzi. Allora, Gohan diventa Super Saiyan di primo livello, Junior come niente, gli tiene testa, sembra anche superiore. Sembra diventare Super Saiyan di secondo livello, Junior ancora una volta gli tiene abbastanza a testa. E dice non serve che ti devi arrabbiare, ma devi proteggere i tuoi cari, devi fare questo, questo e quest'altro, devi tirare fuori davvero tutto il tuo potenziale. Allora, a un certo punto, cosa accade verso più o meno quasi la fine dell'episodio? Gohan addirittura si trasforma in Gohan Supremo, cioè si trasforma, a me è venuto la pelle d'oca perché si è trasformato finalmente nel Gohan migliore che abbiamo visto dai tempi di Z, però continua a dire Junior che ha questo difetto, ovvero lo stesso del padre, di abbassare troppo facilmente la guardia. Infatti, 2 o 3 volte abbassato la guardia è stato malamente abusquato. Dice nel mio dialetto, ovvero è stato colpito, è stato bastonato in quelle 2 o 3 occasioni in cui ha abbassato la guardia. Si trasforma in Gon Supremo, ragazzi. Junior a questo punto nota che è diventato più forte, ma molto più forte di lui, perché naturalmente in quella sua forma lui riesce a tenere testa a Bu, a Super Bu, diciamo, a Bu magro, diciamo, ha una potenza incredibile, però pecca di, come si dice, di vanità, se vogliamo dire così, di troppa sicurezza e quindi abbassa troppo facilmente la guardia, però senza ricordarci che Junior anche lui ha abbassato la guardia ed è stato assorbito dai Bu. Ce lo siamo dimenticati? No. Vabbè, comunque questo non c'entra niente. Gohan si deve allenare. Gohan Supremo potrebbe raggiungere livelli ancora più alti, lo dice anche Junior, però mancano 9 o 10 ore all'inizio del torneo, o vanno nella stanza dello spirito del tempo, oppure non riescono a fare un cazzo di niente, secondo me. Io non capisco perché non la sfruttino, perché passano le ore normali ad allenarsi. Potrebbe anche andare giusto mezz'ora nella stanza dello spirito del tempo, che sono 6 mesi, 6 mesi lì dentro. E puoi uscire, cioè, non dico che devono stare un anno, ma anche mezz'ora del tempo fuori, che all'interno equivalgono, ripeto, 6 mesi, per poter avere un allenamento più intenso. Poi si passano tipo 4 ore, diventa ancora più interessante l'allenamento. Sono passati 4 anni, però Goku, ora che ci penso, in una frase di Dragon Ball Z dice: quella stanza ti rovina la mente e il corpo. Non è un allenamento, è più un massacro del corpo. Infatti poi Vegeta, se vi ricordate, in Dragon Ball Z era entrato, ma non era riuscito a diventare più forte di Goku. Una cosa strana, perché forse non si basa tutto sulla forza bruta, ma
sull'allenamento fisico ma anche mentale, quindi bisogna allenare bene il fisico e la mente, bisogna saper allenarsi correttamente, questo Junior l'avrà già capito. Nel prossimo episodio, ragazzi, speriamo di vedere qualcosa di interessante, si proietta ancora una volta episodi di cazzeggio, come ho già detto, si va nel dojo di Tenzinan a fare questo maestro Muten con un sigillo su fronte, non so perché, ragazzi, si scoprirà nel prossimo episodio che uscirà, come ben sapete, domenica. Credo di lasciarvi il link in descrizione qui del forum dal quale ho preso la puntata, ragazzi, niente, ci vediamo alla prossima.